Vete. Forza, ora! Ora! Merda! Dobbiamo trovarlo prima che arrivino rinforzi. Avanti! La luna deforme in orbita. Ecco che cosa controlla i marchi. È lo stato finale di queste creature. O meglio, poteva esserlo. Vedete, i nativi di questo pianeta hanno costruito una macchina che ha bloccato la formazione della luna. Ma non è bastato. Anche se parziale, il segnale del marchio della luna parla ai nostri marchi. E non è ancora finita. Esiste una rete di lune sorelle disperse fra le stelle. Ogni luna che si completa si collega alla rete, potenziandola. Se accadrà con questa luna, i suoi compagni arriveranno presto in cerca di cibo. Ma c'è ancora speranza. I nativi non hanno configurato la macchina. Non doveva solo bloccare la luna, doveva distruggerla. Servirà il Codex. È la chiave per sbloccare la macchina e per riconfigurarla. Seguite le mie tracce nel cuore della macchina e fate finire questo incubo. Carver, hai sentito? La macchina può distruggere la luna. Deve essere solo configurata correttamente. E Denik? Fermare Denik non sarà sufficiente. Dobbiamo recuperare il Codex. È la chiave per riconfigurare la macchina. Mettermi una cosa. Se non dovessi farcela, ci penserai tu, ok? Ce la faremo insieme, Carver. Tu ed io. Certo. Ma se... ho aiutato ad arrivare fin qui. In fondo non è questo quello che conta. Conta per cosa? Per... io non lo so, per il male che ho fatto. Sta zitto, Carver. Sei un bravo. Ho perso mio figlio. La mia famiglia. Isaac, ho ucciso Santos. È questo che fa un bravo uomo. Beh, almeno ci hai provato. Non sempre ci si riesce. Dispiace per lui. Anche a me. Anche a me. Di qua, togliete quelle macerie. Guarda, è Denik. Non è tardi.
Si torna indietro. Prendiamo quel codex. Denik, devi fermarti. Isaac, sei tu. Sei davvero difficile da eliminare. Te ne rendi conto? Denik, sai della luna? Sai di che cosa si tratta? Di una parte del miracoloso ecosistema, immagino. È vivo, Denik. È affamato e non è solo. Disattivando la macchina lo libererai. E poi lui e tutti i suoi fratelli troveranno i marchi. Troveranno noi e ci faranno fuori. Come puoi essere certo di quello che farà? Tu lo temi solo perché non lo comprendi. Denik, ascoltami! Denik, ci sei? Figlio di puttana!
solo immaginare. Ho faticato per strappare il manufatto da sua mano, bianca e fredda. Per un gesto curioso, il materiale ignoto viene attivato pare dal suono. Non certo che singolo sono parole, ma senza poterli tradurre, il significato rimane un mistero. Se solo ci fosse più tempo, potrei cercare altri campioni di scrittura e decifrare il tutto.
Ah! Ma cosa? Questi dischi per terra potenziano la nostra telecinesi, ma fanno un male cane. Grazie per l'avvertimento. La stasi, invece? Che intende? Credi che venga potenziata anche lei? Provaci e fammi sapere. Dei molti condotti che portano al cuore della macchina. Io lo chiamo Prometeo. Senza il codex successo. Questa non è una città. Tutto questo è la macchina. Beh, l'ingegnere sei tu. Come la sistemiamo? Seguiremo le indicazioni di Serrano e riconfigureremo la macchina. Senti, abbiamo aperto un condotto verso il cuore della città. Se c'è un centro di controllo del Codex, è lì. Avanti. Thank you.
Carver, scommetto che con questa carica extra di telecinesi potremmo strappare gli arti e i necromorfi mentre si muovono ancora. Fantastico, grazie mille! Thank you.